Preghiamo, o Dio forte e santo, distruggi i nostri peccati e disponi i cuori ad attendere con fede il Signore che viene. Donaci la grazia di agire nella giustizia e di conseguire la palma della vittoria. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Zaccaria. Così dice il Signore Dio: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso. Umile cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim,
e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Ecco, figlia di Sion, il tuo re. La lettura apostolica ci illumini e giovi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dei morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza, e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
gran folla venne alla festa e a Cristo tendevano rami di palma. Acclamavano con voci di gioia: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Tu vieni a noi, Salvatore del mondo, a te, Signore, sia lode e gloria. Benedicimi, Padre. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la grande folla che era venuta per la festa, udito che il Signore Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a Lui, gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina». I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Parola del Signore.
I fanciulli cantavano nel Tempio e dicevano: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Oggi la nostra processione ha riproposto questa esperienza gioiosa grazie alla presenza dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze della scuola La Zolla, che ringrazio, con i loro genitori, con gli insegnanti, con i loro educatori. Il mio grazie va anche agli ordini qui presenti e alla confraternita. Ci dice il Santo Vangelo: la grande folla uscì incontro a lui gridando Osanna. La nota dominante della parola di Dio che oggi la liturgia ci propone è la gioia per la presenza tra gli uomini di un re liberatore. Anche Paolo, nella lettera ai cristiani di Colossi, parlando di Cristo come colui, gli dice che ha il primato su tutte le cose, colui in cui abita la pienezza, colui per il quale sono riconciliate tutte le cose. Con queste espressioni Paolo di fatto ci parla della sovranità, della primazia, della regalità di Gesù su tutta la famiglia umana, sul cosmo e sulla storia. Ma un interrogativo a noi si impone, sapendo come sono andate poi le cose. Di quale regalità si tratta? Quale re è Gesù? Né la folla che gli va spontaneamente e gioiosamente incontro, né i suoi discepoli lo capiscono. Nonostante la profezia di Zaccaria che abbiamo inteso proclamare poco fa, nella quale il profeta parlava di un re umile che cavalca un asino, che annuncia la pace, nonostante questo non compresero sia la folla sia i suoi, sono vittima di un grande equivoco. Si aspettano sì un re potente, un re liberatore, ma un re che con la forza scaccerà l'occupatore. Solo qualche giorno prima, invece, la donna, chiamata dall'Evangelista Giovanni Maria, aveva capito. Dopo aver sciupato un unguento preziosissimo per cospargere i piedi di Gesù, li aveva lavati con le sue lacrime. Lei sì, aveva compreso che la regalità del Messia implicava la sua umiliazione, la sua morte in croce, il dono totale di sé. Una potenza, quella di Gesù, che passa attraverso l'impotenza amante della croce. Genialmente il poeta francese Claudel scrive: la gioia, quella che noi proviamo questa mattina, è madre del sacrificio. Ma cos'è alla fine il sacrificio? È il dono commosso di sé
a Dio e in Dio agli altri. Quale sacrificio ai 15 cristiani copti uccisi questa mattina in un attentato al Cairo per la loro fede. Stavano celebrando nel loro rito questa stessa nostra liturgia. E ad essi possiamo aggiungere i morti di Stoccolma, di Londra, ma dobbiamo anche aggiungere la quantità terribile di morti anche bambini in Siria, di tanti giovani in Congo, di tanti cristiani che in Nigeria rischiano per partecipare al rito eucaristico ogni domenica. Forme estreme di sacrificio, forme che la gioia cristiana mette in conto, perché se anche il martirio è donato da Dio agli inermi e ai deboli, il permanere quotidianamente nella fede per tutta la vita, rispettando i comandamenti e cercando di imitare sempre di più il volto di Cristo, è il martirio della pazienza che tocca ad ogni cristiano, ad ognuno di noi. Così concepita nella sua pienezza, con grande realismo, tenendo conto di tutti i fattori di contraddizione che sono mischiati alla realtà, la gioia diventa il più importante fattore generativo della storia. Permette di dare la vita, come Gesù fa per noi sulla croce. Sono numerose le implicazioni contenute in questa constatazione, implicazioni per la nostra società così povera di figli e così limitata nell'educazione al senso pieno della vita. Allora, carissime e carissimi, diventa decisivo per tutti e per noi cristiani in modo particolare assumersi in forma più diretta, personale e comunitaria l'impegno di procreare e di educare, cioè di generare la parola che tiene insieme questi due fattori, procreazione ed educazione. Che ne sarà dell'Europa? Che ne sarà del nostro paese se non troveremo rimedio, almeno per fermare, perché per rimediare è ormai impossibile, il gelo demografico che ci attanaglia, frutto di paure ma anche di tanto egotismo. Quanto poi al compito educativo, bisogna dire che non è decisivo solo per i papà e per le mamme, ma anche per i nonni e per le nonne, e ovviamente per tutti gli educatori, penso qui soprattutto ai docenti, e per tutte le realtà associative che hanno a cuore questo aspetto di assoluta importanza per una società che si vuole civile. Non c'è e non ci sarà vita buona senza buona educazione, nel senso di un'educazione integrale al cammino della vita. Auspico per questo la piena pariteticità anche finanziaria per la scuola libera. Entriamo nella Settimana Santa e il Venerdì Santo canteremo
regnavit aligno Deus. Sulla soglia di questa settimana, che è chiamata autentica perché è il paradigma, il modello di tutte le altre settimane della nostra vita, ed è un energico richiamo alla necessità dell'autenticità della nostra fede, la liturgia ci ricorda che il trono dal quale Dio regna è la croce di suo Figlio, che adoreremo il Venerdì Santo. Ma cos'è lo svuotamento di Gesù, l'abbassamento totale del Figlio di Dio fino a farsi impalare sul legno di ignominia, che è la croce? È puro lasciarsi prendere a servizio. Gesù ci insegna, come ha più volte insegnato il Magistero degli ultimi Papi, che servire è regnare. E Papa Francesco, proprio qui in Duomo, il 25 marzo scorso ci ha detto: oggi sembra che tutto debba servirci, come se tutto fosse finalizzato all'individuo. La preghiera mi serve, la comunità mi serve, la carità mi serve. Aggiunge il Papa: questo è un dato della nostra cultura, mentre la strada giusta va al contrario. Papa Francesco: nella preghiera servo, nella comunità servo, con la solidarietà servo Dio e il prossimo. Teniamo presenti queste parole nel cammino di approfondimento, di meditazione, di partecipazione ai gesti liturgici di questa settimana autentica. Amen. Fratelli e sorelle, con cuore libero eleviamo al Padre le nostre preghiere, perché ci doni il coraggio di seguire il suo Figlio Gesù lungo la strada della croce.
Preghiamo insieme e diciamo: salvaci, Signore nostro Dio. Salvaci, Signore nostro Dio. Per le chiese sparse in tutto il mondo, contemplando lo svuotamento del Figlio di Dio, sappiano vivere in vera comunione con la sua povertà, attingendo nuova forza per la propria missione. Preghiamo. Salvaci, Signore nostro Dio. Per l'umanità intera, in cerca di pace e di giustizia, Dio conceda a ogni persona e a tutti i popoli di vivere nella pace promessa per il regno di Dio. Preghiamo. Salvaci, Signore nostro Dio. Per i catecumeni che ieri sera hanno ricevuto il simbolo della fede e nella prossima veglia pasquale il battesimo, dispongano tutta la loro vita alla conoscenza e all'accoglienza del mistero di Dio. Preghiamo. Salvaci, Signore nostro Dio. Per i giovani di ogni continente, perché in Cristo, che dona se stesso sino all'estremo della morte in croce, riconoscano la sorgente dell'amore vero e la ragione profonda della propria vita. Preghiamo. Salvaci, Signore nostro Dio. Per noi tutti, celebrando il mistero della nostra salvezza, possiamo sperimentare nella vita quotidiana la tenerezza misericordiosa di Dio. Preghiamo. Salvaci, Signore nostro Dio. Accogli, Dio misericordioso, la nostra preghiera. Aumenta la fede di chi spera in Te. A noi che innalziamo ulivi e palme nel giorno del trionfo di Cristo, dona di portare frutti di opere giuste in perenne comunione con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. E con il tuo spirito.
fratelli e sorelle chiamati a partecipare dello stesso pane e dello stesso calice, in comunione con tutta la Chiesa Cattolica, professiamo la nostra fede. Padre, di celebrare questi santi misteri con cuore ardente e puro, perché il nostro servizio risponda degnamente alla bontà che ci manifesti e con fiducia accresciuta si elevino a te le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai mandato in questo mondo Gesù, tuo Figlio, a salvarci, perché abbassandosi fino a noi e condividendo il dolore umano, risollevasse fino a te la nostra vita. Salendo a Gerusalemme,
portava a compimento quanto le scritture avevano annunziato, e la folla dei credenti con fede e con gioia gli andava incontro acclamando, come allora la voce dei fanciulli risuonava della tua lode, così ora con tutto il nostro amore eleviamo esultando un inno alla tua gloria. Santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
Sant'Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità con lo Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo cantare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiamo, o Padre di misericordia, poiché ci hai nutrito del pane di vita e ci hai voluto tuoi commensali nel tempo, donaci per la grazia di questi misteri di avere parte all'eternità, nell'eternità alla gloria di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Con questa liturgia siamo entrati nella settimana autentica. Dobbiamo personalizzare, cioè vivere di persona in una dimensione spalancata a 360 gradi, il triduo pasquale che ci attende. Per questo sarà buona cosa accostarsi al sacramento della riconciliazione e non dimenticare la possibilità di un gesto di carità verso chi è nel bisogno. Restiamo in particolare uniti nella preghiera a tutti questi morti del terrore, ai familiari, e invochiamo dalla Vergine Santissima e da colui che ha dato la vita contro il peccato e la morte la possibilità della pace e della giustizia in questo nostro tempo. Raccomando poi ai genitori di approfittare di questa settimana per insegnare ai bambini, anche i più piccoli, le prime preghiere, il segno della croce, qualche altra piccola preghiera che l'intelligenza materna e paterna sapranno trovare. Buon cammino verso Pasqua. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia il Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, conceda a voi nel servizio di Dio e degli uomini il dono della sua benedizione. Amen. Cristo Signore, che nella sua passione ci ha salvato dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate avere parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace.